Buongiorno ragazzi, oggi approfondiremo il fenomeno dell'accoppiamento tra circuiti per induzione elettromagnetica e parleremo della bobina Tesla. Allora, la bobina Tesla è un trasformatore. Un trasformatore è un dispositivo in grado di far modificare le grandezze d'ingresso mantenendo però inalterata la potenza apparente. Nello specifico un trasformatore di tipo risonante perché i circuiti primari e secondari sono accoppiati in modo da mantenere l'alternanza tra campo magnetico e campo elettrico. Inoltre è un dispositivo high voltage perché l'alimentazione ha valori elevati di tensione grazie a questi due alternatori. La corrente oscillante del primario provoca un campo magnetico nel secondario per induzione elettromagnetica, secondo la legge di Lenz. Appena la tensione supera il valore critico per la tensione dell'aria che circonda il toroide, con un generico conduttore in grado di provocare una differenza di potenziale, si generano delle scariche elettriche simili a fulmini. Le moderne bobine sono costituite da due o tre circuiti. Il circuito primario è costituito da un paralelo di condensatori ad alta frequenza e poi da uno spinterometro che serve per eccitare il circuito con degli impulsi di corrente ad alta tensione e poi è composto da la bobina primaria. Il secondo circuito è formato da una bobina secondaria, che è questa qua, e dal toroide, che è il cappello. La carica si accumula sulla superficie esterna del toroide e grazie alla forma e al raggio d'angolazione non si creano delle scariche elettriche. Grazie.